thank you Oggi vogliamo parlare con voi di un tema che è molto difficile, su cui ci sono tante domande dei bambini e degli adulti: è il tema della creazione. Viene spesso banalizzato, infantilizzato. A me capita di vedere in tanti gruppi di catechesi che eh, il tema della creazione si riduce a far disegnare le opere dei singoli giorni, come se la cosa più importante fosse dividere le piante dagli animali, come se i bambini amassero semplicemente la natura. No? E già se uno guarda la storia dell'arte si vede che si possono rappresentare le cose in maniera diversissima. Per esempio c'è un grande grafico moderno Escher che ha dipinto la creazione ma non c'è più Dio. Eh, ci sono le opere, i pesci, le piante, l'uomo, la donna, ma non c'è Dio e spesso nel, nei disegni che si fanno a Catechesi scompare Dio. No? Invece in Michelangelo noi abbiamo Dio che crea, questo è il problema, cioè il bambino domanda ma è Dio che crea o le cose si sviluppano da sole. In alcuni autori medievali e c'è anche uno moderno come William Blake addirittura c'è Dio che crea con un compasso, cioè Dio dà una regola al creato, Dio crea non creando direttamente tutto ma dando una regola. E capite che è diversissimo questo, noi dobbiamo avere idee chiare su cosa vuol dire parlare di Dio della creazione dell'uomo. Seconda cosa che mi sembra molto importante è ricordare che eh, i testi della creazione vengono da Israele, non sono dei testi nostri cristiani, li amiamo perché Israele ce l'ha consegnati la creazione, non è un'invenzione dei cristiani, ma è un regalo enorme che l'ebraismo fa all'umanità intera. Sì, e infatti questo è il nocciolo importante che tutte le volte all'incontro di catechismo io ripeto, ponendo ai bambini questa domanda: "Che metodo ha scelto Dio per rivelarsi?" E in che modo a lui è piaciuto rivelarsi? La risposta è quella di eh, che Dio ha scelto un popolo, che è il popolo di Israele. E poi, così scherzando anche ai bambini, gli poniamo diverse domande per dire che in realtà questo popolo di Israele non era il popolo più forte né dal punto di vista economico, né dal punto di vista culturale, né dal punto di vista politico. Era un popolo piccolo, un popolo misero. E poi, eh, andando avanti nello schema, noi gli spieghiamo. Come Dio ha scelto di rivelarsi a questo popolo? Tutto di un botto? No, progressivamente, nel tempo, ha scelto di rivelarsi fino ad arrivare al culmine. Questa rivelazione progressiva comincia con il libro della Genesi, che è un libro straordinariamente bello importante, e importante, veramente meraviglioso, il più importante prima dei Vangeli. Il consiglio che io do è di leggere insieme il capitolo primo e secondo. Di solito si sceglie o il primo o il secondo, o i sette giorni o il secondo. Invece è fondamentale vederli insieme. Voi sapete che nel primo capitolo l'uomo viene creato per ultimo, il sesto giorno. Quindi ci sono eh, le realtà del cosmo, poi si arriva gli, le piante, poi gli animali, poi l'uomo. Basta andare pochi versetti dopo e c'è prima l'uomo, poi le piante, poi gli animali, poi la donna. Perché questa cosa? Cioè, perché l'autore di uno o dell'altro non ha cancellato l'altra parte? L'esegesi dice che è abbastanza evidente, sono due modi complementari di dire che l'uomo è la creatura più bella, è il culmine del creato. E per ultimo perché è la cosa più perfetta, e per primo perché è il primo pensiero di Dio io lo spiego con questi esempi no? le cose belle si mettono per ultime per esempio quando si fa un regalo eh, a Natale il bambino chiede una cosa gli si danno prima dei maglioni, delle scarpe dei, eh, dei libri, io mi arrabbiavo con mia mamma perché non arrivava il punto e poi per ultimo si dà la cosa più bella no? anche nella confessione a volte succede noi preti dobbiamo essere furbi che quando si, si confessa il peccato più grave viene detto per ultimo dopo una serie di tante cose quando si mangia, si mangia il pezzetto più buono della pizza per, per ultima, l'uomo è l'ultimo perché è veramente la cosa più bella ed è quello che noi non crediamo: eh, noi non crediamo di essere più belli eh, della natura intera. Una persona dovrebbe dire: Mia moglie è più bella delle isole Seychelles. Pensate che San Francesco d'Assisi, nel magnifico canto delle creature, finisce dicendo: eh, L'uomo. Beati quelli che perdonano per lo tuo amore. cioè Francesco vedeva la creazione nell'uomo, non solo negli animali. Sapeva che l'uomo era la cosa più bella e che la morte era vinta perché Cristo dava all'uomo. Ma insieme l'uomo è la prima creatura. In Efesini si dice: Dio ha pensato a noi, ci ha predestinato prima della creazione del mondo. Cioè, Sirio, le, le, le galassie, Andromeda, il Big Bang, è stato fatto per arrivare a noi. È stato l'ambiente che Dio ha voluto preparare per noi, no? E pensate quante volte noi per prima cosa eh, diciamo quando una donna aspetta un bambino, dice subito ai parenti, aspetta un bambino, si torna da un viaggio e si dice subito alla donna innamorata, ma io ti amo, ti ho pensato. Cioè il primo e l'ultimo indica questa, questa grandezza. C'è un'espressione straordinaria di un teologo che dice cerchi una prova e sei tu stesso la prova. E von Balthasar che dice cerchi una prova dell'esistenza di Dio, ma cosa c'è di più incredibilmente complesso e misterioso della capacità di perdonare, di vedere con gli occhi, di, di amare, di cercare Dio. L'uomo è veramente, fra virgolette, la prova dell'esistenza di Dio. Io stesso, voi stessi, sebbene uno non, spesso non si piace, non si ama, no? Genesi dice questo, al popolo ebraico viene consegnata come prima grande realtà questa grandezza del, dell'essere umano. Capite quindi quanto è fondamentale, fondamentale parlare con grande eh, stima di questi testi, che sono testi meravigliosi, sono so testi solenni, maestosi, che non devono assolutamente essere ridicolizzati, perché già l'ambiente attorno tante volte li banalizza e li ridicolizza. Eh, come si può fare? Ecco, un metodo che eh, con Emanuela nei nostri gruppi eh, facciamo molto semplice. Di solito poniamo una domanda. Una domanda e noi chiediamo, eh, ma le favole sono vere o sono false? Subito i bambini risponderanno: false, sono false. Allora basta raccontargli una piccola favola molto, molto breve, tipo La volpe l'uva. Allora, dopo che tu gli hai raccontato la favola della volpe l'uva, gli chiedi, ma la favola della volpe l'uva è vera o falsa? E allora lì rimangono interdetti, cominciano a dirti: beh, ci sono cose false, però è vera, ecco. Quindi se una favola è capace di dirti delle cose che sono eternamente vere, perché oggi la, la favola della volpe l'uva è vera e sta avvenendo in questo momento nel mondo, figuriamoci un testo di Genesi che non è una favola, è molto, molto più di una favola. È un testo poetico, un testo letterario che è fondamentale per dire cose decisive su chi è Dio e su chi è l'uomo. È stato molto bello prima sentirti parlare di Genesi, eh, proprio per la passione, per la profondità di quello che dicevi e come si potrebbe approfondire di più, capire di più quello che ci, ci dice Genesi. Io direi che la seconda cosa importante da, da sottolineare è che la, la Genesi ci dice che l'uomo è veramente fatto di carne ed è veramente di natura spirituale. Fatto di carne ce lo dice nel primo capitolo dicendo che l'uomo è creato il sesto giorno insieme agli animali, gli animali selvatici, domestici, l'uomo. L'uomo non c'ha neanche un giorno solo per lui nel primo capitolo. E io scherzando delle volte dico se una moglie vede il marito che mette sempre i o le mutande sul letto e dice sei proprio una bestia. È vero, cioè l'uomo è veramente un animale. E nel secondo capitolo si usa una immagine fortissima. Si dice che Dio prese la polvere e dalla polvere, in ebraico si dice Adama, dalla terra, dal fango, fece Adam. è un gioco di parole si dicesse come se Adam è terrone perché viene dalla terra: tutti compresi i milanesi sono terroni, fangoso perché viene dalla polvere, polveroso perché viene dalla polvere. No? E è la nostra costituzione prima. Siamo veramente fatti di terra. Una volta da, da ragazzo mi ponevo questa domanda eh, perché noi mangiamo tutti i giorni? Perché ogni giorno bisogna fare un sacco di volte colazione, pranzo, cena, merende, bisogna cucinare, bisogna pulire. No? E poi mi sono dato questa risposta che mi piace tantissimo, perché noi siamo talmente fatti di terra che abbiamo bisogno di mettere della terra dentro del cibo, se no non riusciamo ad andare avanti più di quattro ore, cioè quel cornetto e quel cappuccino ci serve per andare avanti. Noi siamo creati ogni giorno di nuovo, ogni pranzo, siamo talmente fatti di terra, e in questo Darwin non dice una cosa sbagliata, noi veniamo dalla terra, veniamo da una storia lunga dell'evoluzione e tutt'oggi abbiamo bisogno di siamo talmente creature che dobbiamo rimangiare di nuovo, Dio ci ridà la vita nel cibo, no? Però poi i due capitoli dicono un'altra cosa straordinaria, che l'uomo è terra, ma non è solo terra. Il primo capitolo dice che lo fece a immagine e somiglianza di Dio, un termine, due termini meravigliosi e misteriosi. Cosa vuol dire immagine? Ci sono centinaia di esegeti, filosofi, teologi. No? E il secondo capitolo dice che nell'uomo Dio soffiò nelle narici un soffio di vita, anche questo un termine misterioso, no? Io direi che un'immagine che ci aiuta a capire questo è un'immagine fortissima che troviamo in Clavis Temple Lewis, nelle crone di Narnia, dove c'è Aslan che è un'immagine di Cristo, che dopo aver creato gli astri, la terra, le piante, eccetera, raduna intorno a sé degli animali, che sono gli animali che parleranno e diventeranno uomini, e gli dice, parole bellissime, Narnia, svegliati, pensa, parla, ama. E gli animali rispondono, sì Aslan, noi siamo svegli, noi pensiamo, noi parliamo, noi amiamo. E poi Aslan gli dice, io vi faccio dono di voi stessi. L'uomo è l'unico animale che ha la coscienza di se stesso, e poi gli dice: Io vi faccio dono di me stesso. E Dio che dice all'uomo: Io ti regalo la mia presenza, il mio amore, il fatto che tu mi cercherai. No? Ecco, l'uomo ha questa natura spirituale, per cui qualsiasi cosa che mangia, che ha nella natura, le cose che ha, non gli bastano, ma ha bisogno di avere un senso della vita. Però, una domanda che fanno spesso i bambini è se Adamo ed Eva sono veramente esistiti, se quelli erano veramente i loro nomi. Secondo me si può rispondere così in modo pulito, in modo semplice. Adamo ed Eva chiaramente sono dei nomi simbolici che però vogliono indicare la prima umanità e in un certo senso tutta l'umanità e l'umanità di sempre, però indicano particolarmente la prima umanità, quella umanità iniziale che era in armonia con Dio, che era in armonia con il creato, che era in armonia con se stessa, cioè non c'erano eh, divisioni e non c'erano eh, tensioni, non c'erano invidie. Questa è la prima umanità, come l'aveva pensata originariamente Dio. Sì, sono proprio d'accordo. È l'umanità primitiva ed è anche l'umanità di oggi. Per esempio, ogni bambino nasce veramente oggi creato da Dio. Una delle frasi più belle che io sento dire alle donne quando partoriscono e gli chiedi cosa avete provato, loro dicono come è possibile che l'abbia fatto solo io questo bambino, solo io e mio marito. Cioè, percepiscono che la vita è un mistero, che quel bambino ha una natura spirituale, che ha già un carattere, che cercherà Dio, che sarà scontento, si annoierà, no? Quindi veramente l'uomo ha una natura spirituale, una natura corporale, e questa realtà viene sempre da Dio. Sicuramente non solo per te, Manuela, ma anche per me queste eh, spiegazioni sono molto utili, molto arricchenti. Eh, quindi eh, vorrei provare a chiederti, per quanto riguarda il discorso dei sette giorni, tu che cosa diresti, cioè come lo, lo affronteresti, come lo presenteresti? Io credo che sia poco importante dividere i giorni precedenti, la cosa importante è il sesto giorno, il culmine, e il settimo che è il culmine del culmine. I rabbini dicono che non è l'uomo il centro della creazione, l'uomo è il culmine, ma il centro della creazione è il sabato, è il rapporto con Dio. Dio si ferma e si riposa perché gode di aver creato. Sì, è come se si eh, dopo aver fatto tutto, dicesse, Ma che meraviglia! È la felicità di Dio, è il godimento di Dio, no? Dio sa fermarsi, Dio è libero non solo perché crea ma perché sa godere. Io avevo una mamma che faticava sempre. Noi siamo quattro figli, faceva, parlava sempre con tutti, telefonava i malati, mandava messaggi, faceva la catechista. E poi la sera veniva da noi stanchissima e diceva: Ma io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, e noi, noi la guardavamo e facevamo, ah ma. E chi te l'ha chiesto? Cioè lei non si sapeva fermare, fermarsi è la vera libertà, cioè non solo fare ma godere di aver fatto. No? E quel sabato già dice che Israele, l'uomo, è fatto per arrivare a lodare Dio. Il culmine della creazione non è l'uomo, ma è l'uomo che ritrova il suo Signore. E i rabbini dicono una cosa anche interessantissima, dicono quando Dio ha creato la luna, la luna da quel momento in poi non ha mai smesso di ruotare, la luna non si può fermare. L'uomo è libero perché è l'unica creatura che si può fermare e da, un, da questo punto di vista già il sabato e poi la domenica cristiana è la salvezza della vita. Per esempio, un papà che lavorasse sempre, senza mai fermarsi, arriverà probabilmente a distruggere la famiglia. Cioè, la domenica, il giorno del Signore, il sabato, sono veramente il dono che Dio ci dà per trovare il senso e per recuperare la pace, per poter affrontare tutte quante le cose. No? Con, il, con il riposo è in gioco la salvezza dell'uomo, fin dal primo capitolo di Genesi. Ma secondo te in questa cosa c'entra anche quell'esperienza che noi facciamo, cioè vedere come eh, i bambini gradiscono molto la ritualità, cioè gradiscono molto il gesto solenne, eh, i momenti di silenzio, l'alternarsi di momenti di canto, di momenti di silenzio, anche ad esempio durante la preghiera iniziale, non farla sempre recitando, ma farla una volta cantata, una volta nel silenzio, eh, insegnare loro a fare i gesti bene. Pensi che sia legato questo discorso? Assolutamente, il popolo ebraico. Mette il sabato all'inizio, vuol dire che il rito è la prima cosa dell'universo, cioè l'universo è creato per il rito, il rito non è una delle cose più sciocche dell'uomo, ma è anzi il culmine della sua, della sua cultura, della sua vita. No? E Israele già dice, da, fin dall'inizio osserverete il sabato perché Dio si è riposato, perché Dio ha goduto e voi godrete del, della creazione, del lavoro che avete fatto, delle famiglie che avete costruito. Dovete fermarvi e ritrovare il rapporto vero con Dio e con le persone.